Agricoltori da tutta la Puglia per protestare contro la legge di riforma dei consorzi di bonifica ritenuti da alcuni esponenti politici dei veri e propri carrozzoni. Se la legge dovesse passare, gli agricoltori saranno costretti a pagare ad AQP il 10% in più per il prezzo dell'acqua. A sostegno degli agricoltori, Coldiretti Puglia, il direttore Angelo Corsetti. Noi stiamo seguendo da oltre 6 mesi la proposta normativa che ha presentato il Presidente della 4a Commissione Pentasuglia. In questa proposta c'è il riposizionamento sulla legge 1 del 2017 con la quale è previsto il passaggio della gestione irrigua dell'acqua dai consorzi di bonifica all'AQP. Un atto che noi riteniamo non corretto, perché l'attuale situazione dei consorzi di bonifica non dipende dalla volontà degli agricoltori, ma sono consorzi anche per la parte irrigua che sono stati trascurati per 20 anni dalla stessa politica, che con i commissariamenti che ha attuato e con le politiche di finanziamento che sono state mirate esclusivamente al pagamento degli stipendi, ai costi minimi che avevano i consorzi, non hanno in nessun modo messo nella condizione di essere competitivi i consorzi di bonifica e soprattutto la parte irrigua. Raccontare oggi la balla che cambiando nome al gestore dell'acqua si migliori la partita è veramente raccontare una barzelletta agli agricoltori e ai cittadini della Puglia. Noi abbiamo chiesto di parlare con i capogruppo, con il presidente Emiliano e con il presidente Loizzo, perché questo spostamento della discussione a sera tarda, diciamo così, può stare anche bene, perché sono legittimati a farlo, però non cambia nulla sulla posizione. Aver discusso per una settimana dei consorzi come delle strutture abominevoli e che questo abominio sia colpa degli agricoltori è uno dei falsi storici più gravi che si possa raccontare, soprattutto da parte di politici che hanno gestito la cosa pubblica negli ultimi 15 anni. In Puglia tutti i consorzi sono commissariati, fanno eccezione quelli della Capitanata e del Gargano, che sono ampiamente in attivo.